Il parco dei Glicini ritorna a vivere con un'area prettamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Si trova sotto Corso Mazzini, di fronte ai Palazzi Ruggero, e l'area verde è stata restituita alla città di Crotone con la dedica a Musetta, la cagnolina uccisa lo scorso anno dai colpi di petardi. C'è bisogno di verde, di decoro, e c'è bisogno anche di questi segnali che la città deve pretendere dall'amministrazione, e l'amministrazione deve saper dare. Innanzitutto un segnale importante, quello di oggi, la prima area in città dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe, quindi un'area dedicata, una parte dell'area, una parte del parco dei Glicini, che verrà destinata proprio ad area di sgambamento, con la possibilità di giocare, con delle attrezzature che sono state donate da Plastilab, proprio con materiale riciclato, e quindi un segnale importante anche verso l'ecologia e la sostenibilità. Un segnale importante per la città, il parco oggi donato, che chiude un percorso che si è costruito dal mese di febbraio, quando sono entrato nell'amministrazione. Siamo partiti col canile sanitario provvisorio in attesa di sviluppare quello baricentrico, quindi in convenzione con l'ENPA e con l'ASP, e adesso con il parco abbiamo definito quell'altro programma che è stato sviluppato per estendere il canile sanitario anche agli altri territori del nostro comune. Ci sono tantissime aree da gestire, e pur avendo pochissimo personale a disposizione, in questo momento si parla di 6 operai e 11 tirocinanti, quindi gestire tutto il verde ha bisogno di più programmazione, ma anche di più unità dirette sul campo. Il parco resterà aperto. La mia intenzione, l'intenzione dell'amministrazione, è quella di non chiuderlo, perché deve cambiare la mentalità, perché devono essere i cittadini stessi protagonisti di questa rinascita. Non c'è necessità sempre di dover provvedere a un custode che apre e chiuda. Bisogna imparare a essere custodi delle nostre cose. Senta, a proposito dell'estate, leggevo non poco tempo fa dell'idea di tracce, ma cosa c'è in cantiere? A breve sveleremo che cosa è tracce e i contenuti, e il contenitore che sarà tracce, perché sarà un contenitore di idee nel quale verranno raccolti tanti eventi di cui potrà soffrire la città di Crotone. E soprattutto il discorso che abbiamo fatto, anche coinvolgendo i nostri attori protagonisti, che saranno i veri e principali protagonisti dell'estate crotonese, sarà quella di non sviluppare l'evento in un singolo luogo, ma quello di coinvolgere tutte le attività, e quindi fare degli spin-off dell'attività stessa in tutti i locali, in alcuni locali della città, e coinvolgere i commercianti. Saranno coinvolti dunque anche i cantanti, gli artisti locali, i ragazzi della città di Crotone? Soprattutto gli artisti locali saranno i protagonisti di quest'estate crotonese. All'invito dell'amministrazione comunale di Crotone ha risposto l'azienda Plastilab, che ha donato giochini, cancelli e i cestini. Beh, Plastilab è una startup innovativa crotonese che opera già da alcuni anni nell'ambito del rete urbano sostenibile, e in particolare è dedicata alla realizzazione di allestimenti provenienti dal riciclo di plastiche, che altrimenti sarebbero destinate o a discarica o a recupero energetico da termovalorizzatore. Nel nostro caso invece diamo una seconda vita alle plastiche. Si parla tanto di plastic free, noi riteniamo che la plastica sia un materiale straordinario che vada semplicemente meglio gestito e soprattutto utilizzato in una seconda vita. E quello che facciamo, per esempio, questo parco è una donazione, perché abbiamo colto lo stimolo lanciato dall'assessore Pitingolo e dal suo staff che ci ha coinvolti nella possibilità di dare maggior decoro a quest'area che viene già utilizzata da tanti cani, e quindi mancava una struttura del genere. Noi abbiamo dato quello che vedete, questi allestimenti sono tutti realizzati in plastica seconda vita, quindi abbiamo dei cani ecologici a Crotone. Forse lo sono un po' meno i padroni, dovrebbero pensare, ne approfitto, al decoro anche loro. Purtroppo ci sono strade della città che sono bersagliate dai rifiuti dei cani, che purtroppo non possono raccoglierli da soli. Se potessero lo farebbero, giusto per non far fare una brutta figura ai propri padroni.